Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un altro video delle modifiche. Questa volta, a differenza delle volte scorse, si passa a un altro materiale, ovvero il carbonio. Per chi non conosce, l'azienda CMT è una delle aziende leader produttrici di carbonio per moto motard come TM, KTM, Suzuki, Honda. Trovate qualsiasi moto, trovate dei pezzi in carbonio per la vostra moto. Lo mettiamo da parte questo pacco, lo andiamo ad unboxare dopo. Adesso vi lascio a un breve video. Ok ragazzi, sono felice di annunciarvi che da oggi collaboro con YFood. Questo qua è il pack che mi hanno mandato. Adesso andiamo a farci un unboxing insieme e poi vi lascio alle reazioni dei miei amici di questo prodotto. Ma sei normale? No. Ok raga, adesso proviamo questo e questo. Buoni. Con Papà Teo. Buoni. Puzza. Minchia, senti che odore, stranissimo. Tipo tipo latte cioccolato. Buono. Buono. Minchia, strabuoni. Proveremo sti cose. Tanta roba. Queste cose qua quando si va in bici, ragazzi, è una roba pazzesca. Metà giornata ti metti lì, te lo drinki e via. Tanta roba. Tu scherzi, tra yogurt alla banana, yogurt e frutti di bosco. Boh, una cazzo di banana, senti! Te l'ho detto, strabuono. Boh! Te l'avevo detto io. Sembra di mangiare una banana immersa nel latte. Stupendo, ragazzi. Buono. Compratelo, provatelo, fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che vi sia piaciuto le reazioni dei miei amici. Vi lascio qua in sovrappressione il banner code col mio codice sconto. Andate a comprare qualcosa e se comprate qualcosa fate uno screen dell'ordine e taggatemi nelle storie che vi riposto. E detto questo vi lascio l'unboxing del carbonio. Apriamo questa scatolina. Tanto in primis tanta roba che non mettono adesivi di merda e poi hanno una scatola loro bellissima. Tanta roba, questi qua ragazzi sono la vita. Senti che roba, senti che roba. Bellissimo, bellissimo. Allora, partiamo proprio dal minimo. Questo qua è il parapignone in carbonio. Puttana Eva, sei bello. Puttana Eva. Poi il copri serbatoio in carbonio. Cioè, è una mina assurda sto coso. E infine il carbonio per eccellenza. Il paramotore in carbonio. Sti grandissimi cazzi, è stupendo ragazzi, è stupendo. Per voi del video, sono in videochiamata con la mia migliore amica. Se mai che su Instagram andate a seguirla. E questo qua è piccolino, no? Ma questo te lo porto? Sì, sicuro. No, però sei serio? Ma quanto cazzo? No, vabbè. Ma è tutto carbonio? Sì, è una roba pazzesca, tutto carbonio. No, no, è bellissimo. Io ti fotto la moto, cioè ti lascio la mia, prendo la tua. Ok raga, come al solito, adesso l'ho disposti per bene, faccio un Insta Stories, mi raccomando seguitemi anche a me su Instagram, mi chiamo come qui su YouTube Marco Leporati, seguitemi assolutamente perché entro il 31 ottobre, per cui fra pochissimi giorni devo essere a 10.000 follower su Instagram per vincere una scommessa molto importante. Per chi vuole saperne di più andate a vedere nelle mie storie in evidenza su Instagram. Se non mi segui controlla, perché su Instagram posto veramente foto stupende e soprattutto storie e non sono invasivo. Faccio storie ogni tanto, per cui potete benissimo seguirmi. Ok, adesso faccio l'unboxing di tutte e tre e poi passiamo al montaggio di questo e di questo. Questo qua lo monto un altro giorno. Per chi non riuscisse a capire che giorno è oggi, oggi è una giornata in mezzo. È l'altro video che sto registrando con Alba, ovvero ho montato già le leve del freno, frizione, eccetera. Però mancano ancora le pedane e le monterò con Marchino quando viene da me. E monterò anche questo quando viene da me, per cui niente. Questo qua lo apro, però comunque non lo monto ora, lo vedete a fine video. Ok, io direi di partire dal più piccolino, partiamo da questo, per cui andiamo ad eliminare le graffette che tengono. Guardate che roba, pazzesco, tutto in carbonio, bello spesso. Io pensavo fosse molto meno spesso, però cioè è bello resistente secondo me sto coso, per cui ci sta. Pensavo fosse molto più fragile, per questo che non l'avevo ancora mai messo. Poi passiamo a questo, che è il cover tank, cioè il copri serbatoio in carbonio, che è veramente stupendo, questo qua lo volevo mettere da un po' di tempo. Adesso apriamo qua, via. Pazzesco anche questo qua. Guardate che roba, bellissimo, carbonio lucido.
Stupendo. Adesso passiamo alla Big Beast, ovvero il paramotore in carbonio. Oh Gesù! Anche questo qua, bello spesso, un bello strato di carbonio, bello resistente questo, ragazzi. Mamma mia, pazzesco. Niente, adesso andiamo a montare questo e questo qua. E poi un altro giorno andiamo a montare il copripignone. Ok, per andare a cambiare questo pezzo, per montarlo in carbonio, ovvero renderlo in questo modo, dobbiamo andare a smontare la sella, che vi ho già spiegato in diversi video come fare. Vanno smontate queste viti qua che si trovano qua, in modo da averlo molle. E semplicemente adesso che abbiamo sfittato queste due viti qua, andiamo a tirare fuori togliendo il copriservatoio originale del TM, che è questo bianco, che vado a pulire perché fa schifo, vabbè, e poi lo metto via. Ok, una volta data una bella pulita al serbatoio, che era da un po' che non lo pulivo, prendiamo il nostro bellissimo pezzo di carbonio, lo infiliamo in questo modo, molto bello, lo infiliamo, alziamo qui due plastiche del convogliatore e lo infiliamo sotto. Perfetto, in questo modo è montato. Adesso poi metto le viti e vi faccio vedere il risultato finale a sella montata. Ok, come vedete è stupendo, veramente stupendo, cioè riesce a dare un tocco veramente che ribalta la moto, esattamente come, veramente non me l'aspettavo cambiasse così tanto la moto, soltanto un pezzettino piccolo così. E niente, poi dopo a fine video vi lascio un piccolo bike porn che faccio di tutta la moto, per cui bella. Ok, a questo punto passiamo a uno dei pezzi su cui ero più scettico di tutti, ovvero il paramotore, perché ho sempre pensato, qua sotto c'è sempre un botto di merda, di sassi, di cose, si rovina, si rompe, perché io pensavo che fosse una cosa molto sottile. Invece, questo pezzo di carbonio è molto, ma molto spesso, cioè, per cui, secondo me, ne vale la pena, anche perché a livello estetico è una roba pazzesca. Adesso vado a smontare questo qua, che sono come sempre le solite 4 viti, come vi ho spiegato nel video del cambio dell'olio, e poi andiamo a rimontarlo. Ok, dopo 2 ore di bestemmie sono riuscito a montare il paramotore. Come potete vedere, esteticamente secondo me è molto più bello. Come potete vedere, tutta questa lastra bella di carbonio, che bella rigida. Naturalmente l'unico problema che ho avuto è stata con le viti, perché purtroppo, come ogni pezzo di carbonio che si rispetti, ha dei problemi, cioè nel senso va adattato. Di conseguenza in teoria andrebbero cambiate le viti, adesso dopo vedrò come fare. Per ora sono riuscito a montarlo abbastanza bene, poi vediamo se va modificato qualcosa o no. Ok raga, per voi è passato un secondo, per me è passata una settimana. Sì, siamo subito dopo aver registrato il video delle pedane di settimana scorsa. Questo qua adesso lo andiamo a sostituire, in modo da avere tutto carbon. Così abbiamo il cover tank carbon che non vedete, il paratelaio carbon, il parapignone carbon e il paramotore sotto carbon, tutto carbon. Allora, per montare dobbiamo sdraiare la moto, perché sennò qua esplode tutto, giusto? No, l'attuatore della frizione, se si sposta, va a puttana e poi da regolare di nuovo, perché entra aria e non funziona più. Quindi se poi ti premi la frizione e metti in prima, non funziona, va avanti la moto. Per cui da sdraiare la moto per evitare che si stacchi. E col dito bisogna tenere fermo questo qui, l'attuatore. Ok mamma. Che okay, con dei mezzi un po' da sordi abbiamo appoggiato la moto. Così, tanta roba. E niente, adesso ci spostiamo dall'altra parte e andiamo a montare il parapignone in carbonio. Adesso abbiamo montato il parapignone in carbonio, che è tanta roba esteticamente. Adesso vediamo se funzionalmente è perfetto oppure se non ne vale la pena. Spero che vi siano piaciute le parti in cui montavamo i pezzi. È passata circa una settimana e mezza da quella clip e adesso sono qui per parlarvi un secondino dei pezzi, di come mi ci sto trovando, eccetera. Questo cover tank in carbonio è veramente stupendo. A livello estetico veramente, secondo me, vale completamente quello che costa ed è quello che consiglio di avere a tutti i TMisti, diciamo così. Passando invece al parapignone, non lo consiglio a tutti, detto molto sinceramente, non essendo preciso,
rischiate di fare danni, per cui vi consiglio di montarlo solo chi vuole proprio metterlo in carbonio, perché se no non vive eccetera, se no tenete benissimo quello originale, comunque non è brutto, eh. Infine vi consiglio anche il paramotore in carbonio, io ero molto scettico su quel pezzo visto che comunque costa veramente tanto e dicevo ma ne varrà veramente la pena montare una roba del genere che poi si rovina eccetera. Ecco, io l'ho sfregato contro il legno nel video, ci ho fatto dei chilometri sopra, l'ho bagnato, ho fatto tutto quello che dovevo farci, tutti i test. Devo veramente dire che sono soddisfatto, perché una volta che lo lavi viene via tutto lo sporco, perfetto, e rimane comunque veramente pulito, torna come nuovo. Detto questo, spero che vi sia piaciuto questo video, iscrivetevi, mi raccomando seguitemi su Instagram, è veramente veramente importante come cosa. Spero che vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, attivate la campanellina soprattutto per non perdervi nessun video, e da questo noi ci vediamo domenica prossima alle 14 con un nuovo video.